Un saluto a tutti, buon inizio di settimana e bentornati sul canale YouTube Scatta col Trend in Borsa. Oggi andiamo a vedere una situazione molto interessante di intermarket, quindi di correlazione tra differenti mercati per trovare degli indizi, degli spunti. Abbiamo una spia che è molto conosciuta su tutti i mercati, una spia che in maniera molto spesso precisa e veritiera ci evidenzia quelle che possono essere le aspettative degli investitori e degli operatori e anche degli speculatori dei mercati. Quindi potrebbe darci questa spia delle indicazioni a breve sull'S&P 500 e quindi di conseguenza sui mercati azionari in genere. Ci riferiamo al dottor Copper, così viene scherzosamente, ma non troppo, chiamato il rame dottore, perché appunto va a darci indicazioni sullo stato di salute per questo dottore dell'economia mondiale. Intanto vediamo subito quello che è il movimento sul time frame weekly e poi lo raffronteremo proprio con l'S&P 500. Perché ha questa fama il dottor Copper il rame? Perché effettivamente avendo tantissime applicazioni in molti settori, pensiamo alla posa di fibre ottiche, quindi all'edilizia, all'elettronica, al settore energetico, ai trasporti, eccetera, eccetera. Chiaramente ci indica, nel caso di un aumento del suo prezzo, una fase possibilmente, anzi probabilmente, in espansione dell'economia, perché chiaramente, visti i tanti settori in cui trova applicazione, probabilmente se il prezzo sale è perché c'è una buona domanda per tutti questi settori e quindi, vuol dire che le società quotate in borsa ottengono ordinazioni, ordinativi, commesse e così via. E quindi questo fa pensare agli investitori e agli speculatori, anche in ottica di breve, che una salita del prezzo del rame possa riflettersi positivamente sui bilanci, sugli utili, sui fatturati delle azioni quotate. E quindi spesso, se il rame sale, vediamo salire anche il mercato azionario. Io oggi ho voluto prendere l'S&P 500 per fare un raffronto il più possibile esteso, omogeneo, trasversale. E quindi molto semplicemente è un ottimo anticipatore di quello che è lo stato di salute dell'economia mondiale. E anche in ottica di breve i movimenti del rame vengono ben seguiti dagli indici proprio per via dell'operatività anche degli speculatori sui mercati. Qui sul time frame weekly vediamo attualmente in essere una fase ribassista in un'ottica generale di trend primario rialzista, e potremmo, essendo anche arrivati su quest'area di possibile swing, potremmo anche probabilmente aspettarci adesso una ripartenza o quantomeno un pullback. Ma se diamo uno sguardo più da lontano, più dall'alto, e quindi passando al time frame mensile, beh, quello che vediamo è che la penultima candela, che è la penultima candela, è una candela di chiarissimo stampo ribassista, e attualmente abbiamo una candela in formazione il cui body comprende dentro di sé il body della candela precedente. Quindi, pur non essendo canonicamente una engulfing perfetta, di sicuro dopo questa spike così evidente ci sembra comunque un impianto di breve, ripeto, di breve, che possa portare a uno storno un po' più consistente. Tra poco vedremo anche alcuni dei titoli che avete richiesto, lo specifico nel frattempo. Ma proseguendo nel raffronto tra il copper, il rame, e i mercati azionari, quindi in questo caso l'S&P 500, quello che effettivamente è davvero indicativo o impressionante è sovrapporre al rame il grafico, qui siamo sempre sul settimanale, dell'S&P 500. Ed eccolo qui. Beh, direi che effettivamente c'è una conferma di una correlazione davvero molto molto stretta. Vediamo discesa nel periodo Covid, ripartenza, discesa nello stesso periodo, quindi nel 2022, con inflazione al rialzo, mercati azionari, l'S&P è questo in rosso, mercati azionari che scendono, Copper che scende, e poi la successiva ripartenza, fase ribassista che ci porta a ottobre,
con i minimi dei mercati azionari, eccoci qui, e un minimo anche evidente del copper, e poi ripartenza, e adesso il copper ha iniziato la sua fase di storno e vedremo se ancora una volta, il mercato azionario andrà a ricopiare, se possiamo usare questo termine, o quantomeno a correlarsi in maniera più evidente con il rame. Certo è che il movimento così effettivamente simile ci dà degli indizi di possibile ritraccio, come succede molto spesso durante questo periodo dell'anno anche del mercato azionario. Ma andiamo a vedere quello che il copper effettivamente va a combinare durante questo periodo dell'anno, e utilizziamo il forecaster come sempre. Abbiamo ipotizzato proprio dalla data odierna, ok, del 24 di giugno, per vedere cosa succederebbe se andiamo a ipotizzare una validità della statistica fino al 30 di settembre, e vediamo che negli ultimi 5 e negli ultimi 10 anni, in effetti, quello che è accaduto è che chi si fosse messo al ribasso sul rame dal 24 giugno al 30 di settembre, quello che sarebbe accaduto è che avrebbe fatto profitto 4 volte su 5 negli ultimi 5 anni e 7 volte su 10 negli ultimi 10 anni, con un ritorno medio di questo profitto. Quindi la statistica, la stagionalità ci dice che il rame è entrato in una fase nella quale il più delle volte vede il suo prezzo scendere, e dato appunto la correlazione molto spesso non diciamo precisa, ma molto molto simile con i mercati azionari, in teoria potremmo aspettarci di conseguenza un po' di debolezza anche sui mercati azionari. Se andiamo a esaminare la situazione con Wyckoff, vediamo appunto il copper aver tagliato al ribasso la linea dello zero, quindi confermare un'impostazione ribassista, e anche la velocità con la media mobile di Hull ci evidenzia un movimento ribassista per ora senza alcun tipo di divergenza rialzista. Quindi, visto il grafico mensile come impianto con la candela, con la chiarissima spike, vista la situazione di stagionalità, ci sembrerebbe appunto una fase di debolezza destinata per ora ancora a proseguire. E un occhio anche al COT report, dove andiamo a vedere la situazione dei non commercial, quindi non di chi tratta il metallo fisico, ok? Ma chi di ma di coloro che effettivamente sono sui mercati finanziari. Beh, vediamo che nell'istogramma abbiamo il posizionamento, c'è ancora un posizionamento chiaramente long della maggior parte degli investitori, degli speculatori, ma abbiamo anche qui gli istogrammi che leggermente cominciano a decrescere, e se andiamo a vedere il denaro gestito, la situazione, ecco qui in maniera più chiara il posizionamento, tuttora long, ma sta comunque iniziando, anche se leggermente, a scendere. Quindi tutta la situazione ci sembrerebbe far diciamo, ci sembrerebbe farci propendere per una prosecuzione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di debolezza del rame, e di conseguenza di un naturale consolidamento dei mercati azionari. Andiamo adesso a vedere alcuni dei titoli che ci avete richiesto, ma prima vorrei vedere un secondo Eni, perché mi attendevo un possibile test di area 13,40 su questo livello molto importante per cercare il buy. Viceversa, Eni riparte prima, e la giornata odierna, secondo me, sarà una giornata assolutamente importante, perché siamo tornati in area 14,10, 14,12, su quest'area di chiarissimo swing, ossia un'area che è stata resistenza, poi per 2 volte supporto, e attualmente è ancora resistenza. Va da sé che la sessione odierna, che al momento è fortissimamente rialzista, sembra proprio voler sfidare la resistenza. Quindi la mia idea è che se si dovesse andare a rompere i 14 e 18, quindi proprio i massimi della terz'ultima sessione,
il titolo Eni poi potrebbe fare un altro movimento rialzista e puntare probabilmente a prendere area 14,65 su questo livello. Se viceversa oggi si dovesse andare a chiudere più bassi di come sia adesso, quindi se dovessimo avere un riassorbimento al ribasso e lasciare una spike, questa resistenza probabilmente potrebbe tenere. Quindi davvero importante la chiusura odierna di Eni sopra 14,18, ripeto, secondo me si potrà proseguire al rialzo. Allora, tra i vari titoli che sono stati richiesti, andiamo a vedere un attimo Kering. Qui su Kering ho dovuto utilizzare un time frame molto alto perché, dunque, i motivi sono vari. Andiamolo a vedere un attimo sul forecaster, perché un titolo comunque così mostra, possiamo tranquillamente definirlo un titolo importantissimo, ha comunque una situazione. Dal punto di vista fondamentale, per alcuni dati, che personalmente non mi fa proprio impazzire. Cosa intendo dire? Che non sta creando il classico rendimento degli azionisti, ossia ripianando il debito oppure facendo buyback. Infatti, pur avendo un dividendo interessante, il rendimento complessivo per gli azionisti è negativo. E quello che andiamo effettivamente a vedere è che non c'è più una creazione di vero valore. Il mercato non sta inseguendo adesso questo titolo, per quanto utilizzando due parametri su tre ci sembrerebbe sicuramente sottovalutato. Quello che vediamo è che nell'ultimo anno, nel 2023, pur avendo riportato utili, li ha avuti più bassi del 2022 e dato sicuramente importante che secondo me non piace agli investitori, perché in effetti la discesa del prezzo così importante ha sicuramente un po' stupito, è il fatto che abbiamo un rapporto tra debito e patrimonio praticamente di uno quasi, per cui è un titolo che ha un debito abbastanza alto. E questo è un qualcosa che gli investitori sostanzialmente secondo me proprio non amano. Se andiamo a vedere il time frame mensile, beh, questo è un titolo che ha perso davvero tantissimo, ossia nell'arco di 3 anni è passato da quasi 800 euro, adesso siamo a 323. Importante la situazione grafica per vedere che quello che era un livello davvero fondamentale nel breve, cioè i 350 euro, sono stati, vedete, ecco, era proprio un'area di supporto evidentissima e sono stati precisamente rotti con la candela di aprile e retestati altrettanto precisamente come resistenza con la candela di maggio. Andiamo proprio a fare anche uno zoom, vediamo proprio la candela shooting di prosecuzione rialzista, ok, un inverted hammer, chiamiamolo come vogliamo, ma è una sessione i cui massimi sono andati a riprendere area 350 dove il mercato ha ancora venduto. Stante l'analisi tecnica, stante anche il fatto del debito che in ottica di investimento non lascia mai tranquilli, secondo me adesso non andrei a cercare comunque operatività buy dicendo solo beh, ma è sceso troppo. Non escludo che potrebbe arrivare ai 250 su quest'area che molto precisamente era stata, eccoci qua, era stata un'area di resistenza e che andrebbe a coincidere anche con questa trend line dinamica di medio-lungo periodo. È chiaro che siamo a 323, arrivare a 250, A non è detto che accada, B non è detto che accada nel breve, però per ora non mi piace l'impostazione del grafico di Kering, quindi personalmente ne starei lontano. Un'altra richiesta è su un titolo italiano, Rai Way, che ha un trend primario sano, solidamente rialzista. Ok, qui siamo sul daily e vediamo nel lungo periodo dal 2017, ecco come questa trend line rialzista sia importante. Quindi se ci dovessimo tornare, mi riferisco ai 4, a 4,80, beh, questa trend line potrebbe dare un nuovo impulso, oltre a venirsi a creare proprio una area di doppio minimo, quindi qui a 4,80
4,80, in sostanza abbiamo un doppio supporto davvero interessante. Rai Way, vedete che stabilità di fatturato e di utili che sono dal 2016 sempre in crescita, quindi è un dato sicuramente positivo. I tre valori che utilizziamo, quindi il flusso di cassa, il valore economico e la formula di Peter Lynch, sono secondo me molto interessanti perché sono non troppo lontani l'uno dall'altro, quindi ci evidenziano che c'è una omogeneità in quello che può essere la risultanza del fair value, che è di 6,87 euro per azione, quindi il titolo attualmente è sicuramente sottovalutato, quindi alcuni dati sono davvero lusinghieri, molto interessanti. Profit margin e return on equity così alti, un debito basso 0,53, quindi a fronte di un capitale così, insomma, e poi vedremo il patrimonio, ma l'indebitamento è sicuramente basso. Altma Z score assolutamente tranquillizzante, 7 su 9 di Piotrowski, quindi un titolo davvero interessante. Non sta adesso facendo buyback, però dati finanziari pesati, no, weighted pesati, cioè ponderati, comunque in crescita, titolo davvero interessante, eroga un buon dividendo, per cui secondo me questo è un titolo davvero da tenere in watch list, e secondo me 4,80 è un livello assolutamente da seguire. Andiamo a vedere poi su Wall Street un altro titolo che avete chiesto, una compagnia che si occupa di assicurazioni, soprattutto per la persona, assicurazioni vita, assicurazioni infortuni. Andiamola a reperire sempre sul forecaster, ok, Global Life. Io ringrazio chi chiaramente richiede delle analisi che condivido ben volentieri, magari qualcosa, vediamo se riusciamo a recuperarla, magari qualcosa ogni tanto può sfuggirmi, però poi cerco di recuperarle. L'unica preghiera, ecco, se possiamo, di non, dunque, vediamo se la recuperiamo, di non chiedere magari 5 analisi a testa, perché ripeto, sennò altrimenti diventa ingestibile. Allora, ci riusciremo perché la avevo presa, quindi con un attimo di pazienza. Allora, vediamo se la ripeschiamo da qui, perché mi interessava, perché aveva dei buoni dati, quindi volevo condividerla con voi. Volevo condividerla con voi. Va bene, allora al momento non riesco a reperirla, abbiate pazienza. Vediamo comunque la situazione di analisi tecnica, movimento ribassista pesante da inizio anno e i minimi a 40 dollari sono stati comprati. Ora però i 90 dollari, come spesso accade, qui siamo sul time frame weekly, vedendo questa pesante candela ribassista, abbiamo sempre detto che metà del corpo fa da chiara resistenza, ed eccoci che effettivamente i 90 dollari sono una resistenza importante. Quindi non andrei a cercare io personalmente, ripeto, sono mie analisi, non andrei a cercare un ingresso adesso, stante i 90 dollari, davvero una resistenza importante. Credo che possa di nuovo provare a riaccumulare per poi effettivamente ripartire. Quindi a me piace area 70 dollari. Quindi andare a riprendere, eccoci qua, andare a riprendere questo minimo fatto da questa candela di incertezza, una sorta di doji o di spinning top, e il cui minimo corrisponde a metà del corpo di questa candela. Quindi credo che il titolo voglia ripartire avendo fatto uno strappo ribassista importante, ma i 40 dollari sono stati nella stessa settimana chiaramente ricomprati. Okay, quindi nella medesima settimana, scusate, dai 40 dollari si è andati a chiudere ai 60, quindi questo è un titolo che qua il mercato ha pesantemente comprato. E credo che dopo il movimento rialzista necessiti appunto di respirare il grafico,
quindi di tornare magari in area 70 per poi andare effettivamente a ripartire. Un altro titolo che è stato chiesto è un titolo che non conoscevo. Andiamo oggi, facciamo il giro del mondo, andiamo a Hong Kong, ed è un titolo che però personalmente non sto ancora tentando di vedere se Life. Allora, scusate, un attimo di no, ok, il ticker ci dà GL, quindi vediamo se ce lo dà. Così, eccola qua, Global Life, ok, quindi prima di passare al prossimo titolo, la vediamo, quindi settore assicurativo, ecco, cosa ha di interessante? La crescita costante di fatturato e utile, un debito bassissimo, ok, e in questo caso abbiamo una creazione di valore per gli azionisti molto importante, perché è superiore, come diciamo sempre, anche al dividendo, e infatti la compagnia è classificata come robust, ossia crea, genera valore per gli azionisti al di là del dividendo, appunto mantenendo un debito basso e facendo un buyback anche importante. Vediamo dal 2017 116 milioni di pezzi sul mercato, adesso 95. Ecco, quindi a me Global Life piace davvero molto, ringrazio chi ce l'ha segnalata e la metterò personalmente in watchlist su un rientro eventuale ai 70 dollari. E andiamo a vedere l'altra richiesta che ci è stata fatta, Anta Sports. Qui siamo a Hong Kong, se la memoria non mi inganna, sì, ok. E questo è un titolo che per la verità graficamente può anche essere interessante, perché si è avuta una fase di profondo downtrend e in area 65 c'è stato un rientro degli investitori. Area 80 è stata rotta al ribasso e in questo caso molto spesso si va a riprendere il primo livello di swing dove si era decretato il cambio di trend. Vedete, minimo resistenza, minimo terzo minimo, questo più alto del precedente, rottura pullback. Quindi ecco che area 73 secondo me potrebbe essere un'area interessante, ma attenzione, personalmente direi solo in area, in ottica, scusatemi, di rimbalzo. Non mi piace in ottica di investimento perché non sta assolutamente creando valore per gli azionisti. Eccoci qua, Anta Sport Products Limited. Non sta creando valore per gli azionisti, lo vediamo molto molto chiaramente, perché lo shareholder's yield, quindi il valore per gli azionisti, è negativo e in pratica sta emettendo nuove azioni, quindi si sta ancora finanziando sul mercato. Chiaramente però ha comunque dei risultati interessanti con crescita di fatturato e utile, quindi tenterei eventualmente il rischio, ci sembra, anzi dai dati sembra anche ampiamente sottovalutata, ha un Piotrowski di 6, quindi non ci sono rischi in sostanza, vediamo neanche di fallimento, non, nulla di che. Andiamo a vedere il debito, è anche un debito molto basso, però in ottica di investimento non c'è un'azione di buyback o di creazione davvero di valore. È interessante la situazione grafica perché quest'area è un'area davvero molto molto interessante, se ripresa in ottica di ripartenza, magari in questo caso andrei semplicemente a lavorarla in ottica buy da analisi tecnica per andare a puntare area 95 su questa resistenza statica di medio periodo. Questo è quanto per ora e quindi ribadisco, attenzione al rame che come detto all'inizio si sta muovendo in maniera, possiamo dire, un po' antipatica, perché la sua impostazione, abbiamo visto sul mensile, è un'impostazione fondamentalmente di breve ribassista, cioè ci dice che lo storno iniziato potrebbe non essere terminato, e se andiamo sul weekly si conferma davvero in maniera molto molto precisa, guardiamo proprio la correlazione tra il rame, il nostro dottor Copper, la nostra spia, e l'S&P 500.
Vi ringrazio, iscrivetevi al nostro canale, aiutatemi a farlo crescere, vedete, continuiamo costantemente a postare delle nostre analisi e a cercare di vedere anche insieme quelle che ci suggerite. Iscrivetevi quindi e mettete il clic sulla campanella per ricevere una notifica quando c'è qualcosa di nuovo sul canale YouTube. Un saluto a tutti, buona settimana e buon trading.